Allora, ultima ora, ultimo modo di vedere i numeri complessi. Allora, forma esponenziale di un numero complesso. Allora, la forma esponenziale per il momento è un riciclaggio della forma trigonometrica. È un riciclaggio della forma trigonometrica. Quindi non c'è nuovo, di concettuale non c'è nulla, della forma trigonometrica. Quindi come si scrive un numero complesso in forma esponenziale? Si scrive così, z uguale rho per e alla i teta, dove rho e teta sono esattamente gli stessi della forma trigonometrica. Dove rho e teta sono gli stessi della forma trigonometrica. Quindi invece di scrivere rho cos teta più i sin teta, scrivo rho per e alla i teta. Qual è il vantaggio di questo? Il vantaggio è che la regola per il prodotto, segue dalle regole formali sugli esponenziali, segue dalle regole formali per il prodotto di esponenziali. Prodotto di esponenziali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire prendiamo z rho per e elevato alla i teta. Prendiamo w uguale r per e alla i fi. È assurdo mettere una i all'esponente. Però ce la mettiamo e vediamo cosa succede. Adesso facciamo i super brutali. Z per W, questo che cos'è? Sarà rho per R, per E alla I teta, per E alla I fi. Ci siete? Moltiplico tutto, me ne sbatto, moltiplico. Adesso E alla I teta per E alla I fi è il prodotto di esponenziali, quindi se c'è un senso precorsistico, E alla A per E alla B cosa fa? E alla A più B. Quindi questo diventa rho per R per E alla I teta più fi. Quindi lavorando brutalmente con gli esponenziali, cosa è diventato? Che si sono moltiplicati i rho, i moduli, e si sono sommati gli esponenti. Quindi lavorando esponenzialmente, procedendo formalmente, formalmente si riottiene che il prodotto equivale a moltiplicare i rho, a moltiplicare i moduli, moltiplicare i moduli e sommare gli argomenti. E sommare gli argomenti. Mi raccomando, questa non è una dimostrazione che il prodotto ha i rho moltiplicati e i teta sommati. Questa non è una dimostrazione. La dimostrazione vera è quella fatta con le formule di addizione del seno e del coseno fatta la scorsa ora. Il fatto che funzioni quella formula autorizza ad usare questa notazione, autorizza a lavorare brutalmente con questa notazione. Analogamente alla divisione, se fate la divisione. Per la divisione è lo stesso. Divisione
stesso. Se un po' brutalmente fate Z diviso W, uno cosa dice? Vabbè, sostituisco, vediamo cosa succede. E Rho per E alla iteta diviso Rho per E, Rho, diviso W, che cos'era? R per E alla i fi. Questo cosa diventa? Rho diviso R per E alla iteta diviso E alla i fi. Ma dividere due esponenziali cosa vuol dire? Sottrarre gli esponenti. Quindi questo qui diventa Rho diviso R per E elevato alla i teta meno fi. E questo formalmente giustifica la regola per la divisione. Analogamente anche 1 su z, 1 su z è ancora più facile. Cosa diventa? 1 diviso Rho per E alla i teta, quindi 1 su Rho per 1 diviso E alla i teta, ma fare 1 diviso E alla x è come fare E alla meno x. Quindi questo è 1 su Rho per E alla meno i teta. Beh, che cosa diventa il coniugato di z? Analogamente il coniugato di z coniugato in forma esponenziale. Che cos'ha il coniugato? Ha lo stesso Rho e l'angolo col meno davanti, quindi diventa Rho per E alla meno di teta. Quindi la forma esponenziale è comoda. Quindi la forma esponenziale, così come quella trigonometrica, la forma esponenziale, così come quella trigonometrica, così come quella trigonometrica, no, metrica, è comoda per fare prodotti, quozienti, vabbè, coniugati sono comodi ovunque, coniugati, e anche, cosa che vedremo adesso, potenze. E cosa che vedremo domani, o forse giovedì, radici. Benissimo, adesso vi faccio la potenza. Potenza ennesima di un numero complesso. Questo è facile perché è un'iterazione del prodotto. Potenza ennesima di un numero complesso. Potenza ennesima di un numero complesso. Quindi prendo z e voglio fare z alla n. Z elevato a un esponente n. N esponente intero positivo per il momento, poi faremo anche esponente negativo. Allora, se io scrivo z uguale a più b, z alla n che cosa diventa? A più bi elevato alla n. Adesso cosa posso fare? Questa è una somma alla n, una somma di due termini alla n, binomio di Newton, e si va avanti. Uguale binomio di Newton, eccetera, eccetera. Ma questo è un po' scomodo, perché bisogna fare tutti i coefficienti binomiali, triangoli di Tartaglia, eccetera, eccetera. C'è un'alternativa. Questo se lavoro in forma cartesiana. Questo se lavoro in forma cartesiana. Ma la potenza di che cos'è amica? Della somma o del prodotto? La potenza è una reiterazione del prodotto. Quindi è chiaro che funziona bene in forma trigonometrica o in forma esponenziale. Quindi questo se lavoro con la forma cartesiana. Vediamo in forma trigonometrica. In forma trigonometrica. Forma trigonometrica cosa faccio? Scrivo z, lo scrivo come Rho, che moltiplica cos teta più i seno di teta. Cosa vuol dire moltiplicare?
Moltiplicare, abbiamo detto, vuol dire moltiplicare i ρ e sommare i θ. Quindi il giorno in cui faccio z per z uguale, il commento è moltiplico i ρ, moltiplico i ρ, sommo i θ. Sto parlando brutalmente, vuol dire moltiplico i moduli, sommo gli argomenti. Cosa diventa? I moduli sono ρ e ρ, quindi li moltiplico, diventa ρ quadro. Sommo i teta, 2 teta. Coseno di 2 teta più i seno di 2 teta. Quando vado a fare il cubo, cosa diventa? Z al cubo. Che cos'è? È z per z al quadrato. Giusto? Cosa faccio? Moltiplico i ρ, qui è ρ quadro, diventa ρ al cubo, sommo i teta, qui è teta, qui è 2 teta, quindi diventa 3 teta. Avrete capito cosa funziona? Avrete capito come funziona? Quando farò la potenza ennesima, cosa farò? In generale, z alla n è uguale a ρ alla n, che moltiplica coseno di n teta più i seno di n teta. Questa è la formula per la potenza ennesima. Questa formula per potenza ennesima. O come si dimostrerà mai ufficialmente questa formula? C'è un parametro n, la dimostrazione è banalmente per induzione. Cioè è sicuramente ufficialmente, si dimostra per induzione su n. E fatelo per esercizio, farlo come esercizio sull'induzione. Farlo come esercizio sull'induzione. Cosa dovete fare al passaggio induttivo? Dovete fare z alla n più 1, come lo scrivete? Come z per z alla n, su zn applicate il passo induttivo e andate avanti. La dimostrazione di quelle fatte migliaia di volte. Non sto a farvi questi dettagli, perché è veramente un conto fatto sempre. Vi faccio la stessa cosa in forma trigonometrica, perché in forma trigonometrica si vede ancora meglio. E sì, in forma trigonometrica. Stessa cosa in forma esponenziale. Stessa cosa in forma esponenziale. E lo faccio per convincervi della comodità della forma esponenziale, ed è questo. Z, come lo scrivete in forma esponenziale? Ρ per e alla i teta. Allora z alla n che cosa sarà? Sarà ρ per e alla i teta alla n. Ma cosa vuol dire fare questo? Vuol dire fare ρ alla n per regole degli esponenziali, potenza di potenza, cosa fanno gli esponenti? Si moltiplicano, diventa e alla i n teta. Quindi l'esponente, il modulo viene elevato alla potenza e l'argomento viene moltiplicato per n. Quindi questa qui è la stessa cosa, questa qui è come dire ρ alla n coseno di n teta più i seno di n teta. Vi faccio un'osservazione che secondo me è carina, che è questa qui. Osservazione.
prendo z uguale rho, rho non lo metto, cos theta più i seno di theta. Quanto è il modulo di questo numero complesso? Il modulo è il rho che c'è davanti, rho è 1, quindi rho uguale a 1. Adesso calcolo z al quadrato in due modi diversi. Calcolo z al quadrato in due modi diversi. Primo modo, uso la formula. La formula cosa mi dice? Che z al quadrato è uguale a rho al quadrato, che fa 1, per coseno di cosa? Di 2 teta, più i seno di 2 teta. Questo è il primo modo, uso la formula. Secondo modo quale sarà? Faccio il quadrato. Secondo modo, faccio il quadrato. Così impariamo a fare un po' di conti. Z al quadrato, che cos'è? Cos teta più i seno di teta al quadrato. E questo è il quadrato, è un quadrato. Quindi il quadrato, come si fa? Il quadrato del primo, il quadrato del secondo, doppio prodotto. Il quadrato del primo cosa diventa? Cos quadro teta. Più quadrato del secondo cosa diventa? I al quadrato sen quadro teta, volendo essere pedanti perché è il primo giorno, più doppio prodotto. Il doppio prodotto cos'è? Più due volte I cos teta per sen teta. Questo I quadro qui è meno 1, quindi questo qui è cos quadro teta meno sen quadro teta più due volte I cos teta e sen teta. Allora ho fatto il calcolo in due modi, la prima volta mi è venuto così, la seconda volta mi è venuto così. Sono uguali le due scritture? Sì, per le formule precorsistiche di duplicazione del seno e coseno. Quindi le due scritture sono uguali, le due scritture sono uguali perché coseno di 2 teta è uguale a cos quadro teta meno sen quadro teta e seno di 2 teta e seno di 2 teta è uguale a 2 cos teta sen teta. Ci siete? Cioè, ritrovate tutta la trigonometria classica all'interno di queste formule. A questo punto uno ci ha preso gusto, voi dite assolutamente no, però se uno ci avesse preso gusto, fa la stessa cosa col cubo. Ora provo la stessa cosa col cubo. La stessa cosa con il cubo. Cosa dite? Primo modo, z al cubo che cosa è uguale? Lo stesso con i 3 teta, quindi coseno di 3 teta più i seno di 3 teta. Secondo modo, faccio il cubo. Faccio il cubo. Z al cubo è uguale a cos teta più i sen teta, tutto al cubo. Come si fa al cubo? Cubo del primo, coseno al cubo di teta, più triplo prodotto del primo al quadrato per il secondo inalterato, più triplo prodotto del primo per il secondo al quadrato, più
più cosa? Il cubo dell'ultimo, i al cubo seno al cubo di teta. Questo cosa diventa? Coseno al cubo di teta, poi quale altro da un numero reale? Questo qui da un numero reale, quanto fa? Meno 3, meno 3 cos teta per sen quadro, poi con la i cosa viene? Più i, che moltiplica, qui c'è 3 cos quadro di teta per sen teta, quanto fa i al cubo? Meno i, quindi meno seno al cubo di teta. Quindi prima mi è venuta questa scrittura, poi mi è venuta questa scrittura. Le due scritture devono coincidere, quindi vuol dire che questo è uguale a coseno di 3 teta e tutto questo è uguale a seno di 3 teta. Quindi in questo modo ottenete le formule di triplicazione del seno e del coseno. Poi potete fare tutto il percorso che volete, questo cos quadro lo potete scrivere come 1 meno sen quadro, ottenete una formula in soli seni. Così come qui potete fare sen quadro uguale 1 meno cos quadro, ottenete una formula in soli coseni. Quindi se volete delle formule di triplicazione, non ve le ricordate, questa è la maniera per ricordarsi le formule di triplicazione. Se volete le formule di quadruplicazione, cosa fate? Fate z alla quarta. Quindi in questo modo ottenete le formule di n-uplicazione di seno di coseno. Ovviamente non sono dimostrazioni, però è una maniera per ricordarsi. Quanto fa i alla 20? Allora, partiamo blandi. I quadro uguale meno 1. I cubo uguale i per i quadro, quindi meno i. I alla quarta, i quadro per i quadro, quindi 1. I alla quinta, i per i alla quarta, quindi i. I alla sesta, prendete questo e lo moltiplicate per i, diventa meno 1. I alla settima, meno i, prendete questo e lo moltiplicate per i. I alla ottava, pigliate questo e lo moltiplicate per i, diventa 1. I alla nona, i. Capite come va avanti? Le potenze di i si ripetono con periodo 4. Quindi le potenze di i si ripetono con periodo 4. Quindi i alla 20 è come fare alla quarta. Tabellina del 4, 4, 8, 12, 16, 20. Quindi i alla 20 è come fare i alla quarta e quindi viene 1. Geometricamente questo come si vede? Geometricamente. I dove sta? Qui ci sta 1, qui ci sta i,
Che cosa vuol dire fare iperi? Vuol dire i moduli si moltiplicano, gli angoli si sommano. Ma il modulo che cos'è? Il modulo è sempre 1, quindi posso moltiplicarlo quanto voglio e sarà sempre 1. Gli angoli si moltiplicano, gli angoli sono 90, 180, 270, 360, quindi qui c'è i al quadrato, che sarebbe meno 1, qui c'è i al cubo, qui c'è i alla quarta, quindi geometricamente il modulo resta sempre 1, il modulo resta sempre 1. L'argomento cresce di 90 ogni volta che faccio la potenza successiva, di 90 gradi ad ogni potenza. Quindi dopo 4 passaggi si ripete. Ci siete? Quindi 1, i quadro, i cubo, i alla quarta, così via. Quindi qui ci sarebbe i alla quarta, qui ci sarebbe i alla quinta, qui ci sarebbe i alla sesta, qui ci sarebbe i alla settima. O i alla 2011, dove starà mai? I alla 2011... Allora, il multiplo di 4 più vicino, il multiplo di 4 precedente, che cos'è? 2008. Quindi questo qui è i al cubo per i alla 2008. I alla 2008, qui è multiplo di 4, quindi esponente multiplo di 4, quindi fa 1. Quindi questo fa 1, uguale a 1, perché l'esponente è multiplo di 4. È multiplo di 4. Quindi questo qui è i al cubo, e quindi essendo i al cubo è meno i. Quindi i al 2011 fa meno i. Altro esercizio, scrivere, come si scrive i in forma esponenziale? Scrive i in forma esponenziale. Cosa mi serve? Mi serve rho e mi serve teta. Quindi rho che cos'è? La distanza dall'origine di i che fa 1. Teta è? Teta è pi greco mezzo. Giusto? Quindi i è uguale a rho per e alla i teta, quindi i è uguale a rho che è 1 per e alla i pi greco mezzi. Volendo, l'1 davanti non si mette, e alla i pi greco mezzi. Quindi quando faccio i alla 20, che cos'è i alla 20? È e elevato alla i per pi greco mezzi per 20, quindi è uguale a e elevato alla i per 10 pi greco, ma 10 pi greco come angolo che cos'è? Un angolo di 10 pi greco rappresenta l'origine, cioè rappresenta, scusate, un angolo 0, come fosse 0 a livello di angolo. Quindi questo qui, un angolo di 10 pi greco è equivalente ad un angolo di 0. Quindi e elevato alla i per 10 pi greco è uguale a e elevato alla i per 0. Questo fa 1. Quindi la stessa cosa vista in forma esponenziale. Cosa classica che ci si casca all'inizio. Come si scrive 3 in forma esponenziale? Esercizio 2.
scrivere i numeri complessi, scrivere i numeri complessi 3 e meno 5 in forma esponenziale. C'è una profonda differenza tra i due. 3 come si scrive? Chi è il suo rho, chi è il suo teta? Rho è 0, teta è... No, rho è 3 e teta è 0, quindi diventa 3 per e alla 0i. Quindi rho uguale a 3, teta uguale a 0. Posso scriverlo così? Sì, perché? Perché un angolo di 0 e un angolo di 2π greco sono equivalenti. Quindi questo perché? Un angolo di 0 e angolo di 2π greco sono lo stesso, sono equivalenti. Posso anche scriverlo così, posso scriverlo come 3 per e alla meno 200π greco i? Sì, ho fatto 100 giri indietro e il punto è sempre lo stesso. Questa è trigonometria, è percorso, cioè un angolo di 0, un angolo di 2π greco, un angolo di meno 200π greco individuano lo stesso punto. Ci siete su questo? Vediamo il meno 5. Meno 5 come si scrive in forma esponenziale? Per e alla π greco i, perché rho è 5, il modulo è 5 e l'angolo è π greco. Posso scriverlo come 5 per e alla meno π greco i? Sì, perché π greco e meno π greco a livello di angoli è la stessa cosa, vuol dire fare metà giro da una parte e metà giro dall'altra, si arriva sempre allo stesso punto. Questo è percorso, mi raccomando, il che vuol dire che bisogna starci attenti, perché il percorso è sempre pericoloso. Quindi questi sono equivalenti. Notate, qual è il coniugato di questo? Se fate 5 per e alla π greco i coniugato, cosa voleva dire fare il coniugato in forma esponenziale? Conservare il rho e invertire l'angolo. Allora questo numero è uguale al suo coniugato, vi stupisce? No. Quali sono i numeri che sono uguali al proprio coniugato? Esercizio 3, questo è molto facile. Z uguale a Z coniugato se e soltanto se? Se e soltanto se la parte immaginaria è 0, quindi se e soltanto se il numero è reale. Quindi questo se e soltanto se la parte immaginaria di Z, questo ve li dico perché iniziate un po' a vedere i numeri complessi, perché se e soltanto se la parte immaginaria è uguale a 0, se e soltanto se Z è reale, se e soltanto se asse X. Tutti modi equivalenti di vedere la stessa cosa. Adesso facciamo sul serio, esercizio 4. Uno più i alla 20. Binomio di Newton, 20 termini. Meglio di no. Passo in forma esponenziale. Quindi passo in forma esponenziale. Passo in forma esponenziale. Questa classica domanda da test. 1 più i alla 20.
Dove sta 1 più i? 1 più i sta qua. Per passare in forma esponenziale cosa mi serve? Mi serve rho e mi serve teta. Chiaro? Rho è radice di 2. Teta è pi greco quarto. Capite che queste cose funzionano bene se vengono fuori angoli notevoli, se no. Quindi 1 più i come lo scrivo? In forma esponenziale si scrive come? Radice di 2 per e alla pi greco quarti i. Quindi il giorno in cui andrò a fare 1 più i alla 20, 1 più i alla 20, questo cosa diventa? Diventa radice di 2 per e alla pi greco quarto i alla 20. Questo cosa diventa? Radice di 2 alla 20 per e elevato alla e elevato 5 pi greco i. Vi torna? E radice di 2 alla 20 che cos'è? 2 alla 10 per e alla 5 pi greco i. Ma adesso e alla 5 pi greco i che cos'è? È una maniera molto buffa di dire meno 1, perché e alla 5 pi greco, 5 pi greco è come dire pi greco a livello di angoli. Quindi questo qui è come dire 2 alla 10 per e alla pi greco i, perché sono angoli equivalenti, ma e alla pi greco i è meno 1, quindi questo qui è meno 2 alla 10, quindi è meno 1024 potenza della forma esponenziale. Cioè se vi mettete a sviluppare questo col binomio di Newton diventate matti. Se fate un passaggio intermedio in forma esponenziale diventa sostanzialmente una banalità, diventa un esercizio di trigonometria, poi si tratta di contare i punti sul cerchio, non è niente di più di quello lì. Esercizio 5. Radice di 3 meno i alla 20, alla meno 20. Radice di 3 meno i alla meno 20. Dove sta radice di 3 meno i? Radice di 3 meno i più o meno starà? Va bene, il quarto quadrante. Radice di 3 meno i. Chi è rho e chi è teta? Rho è? Rho è 2. E ho radice di 3 al quadrato fa 3 più 1 al quadrato, radice di 4 che fa 2. Quindi rho uguale radice di 3 al quadrato più 1 uguale radice di 4 uguale 2. Teta, e qui vi voglio, è meno pi greco sesti. La difficoltà è sempre percorsistica. Meno pi greco sesti. Meno 30 gradi. Volendo come si vede? Volendo io lo vedo così queste cose qua. Radice di 3 meno i. Radice di 3 meno i. Questo che cos'è? È. Cosa ricorda? Radice di 3 mezzi e un mezzo, che sono segni e coseni di angoli notevoli. Quindi se voglio far spuntare dei mezzi, cosa faccio? Moltiplico e divido per 2. Quindi questo qui è 2 volte che moltiplica radice di 3 mezzi meno un mezzo i. Ci siete? Adesso radice di 3 su 2 e meno un mezzo, che cosa sono? Seno e coseno, coseno e seno di meno pi greco sesti proprio. Questo qui è 2 per coseno, questo qui è coseno di meno pi greco sesti,
più i seno di meno pi greco sesti. E vedete che questa è proprio una forma trigonometrica. Quindi questo qui è rho cos teta più i sen teta. Quindi, passando in forma esponenziale, che cosa abbiamo? Abbiamo che radice di 3 meno i, come si scrive? Si scrive come? Rho per e alla i teta, quindi 2 per e alla meno pi greco sesti i. Adesso non mi resta che elevare alla meno 20. Elevo alla meno 20. Cosa diventa? Diventa radice di 3 meno i elevato alla meno 20 uguale 2 alla meno 20 per e elevato alla così. Quindi 1 diviso 2 alla 20 per quanto fa 20 per e diventa scusate, meno, quindi diventa un più. 20 sesti, che cos'è? 10 terzi. Alla 10 per e elevato alla 10 terzi pi greco i. Allora, adesso 10 terzi, che cos'è? Se siete in difficoltà su queste cose, contate con le dita piuttosto. Dove sta un terzo? Pi greco terzi, 2 pi greco terzi, 3 pi greco terzi, 4 pi greco terzi, 5 pi greco terzi, 6 pi greco terzi, 7, 8, 9, 10. Con le dita, metodo super affidabile. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi qui è 10 pi greco terzi. In alternativa, in alternativa 10 pi greco terzi uguale 6 pi greco terzi più 4 pi greco terzi uguale 2 pi greco più 4 pi greco terzi. Quindi il 2 pi greco si può sbattere via perché è il fattore di molteplicità e quindi siamo qua. Quindi questo cosa diventa? Quindi radice di 3 meno i alla meno 20, abbiamo detto è 1 diviso 20 alla 20, diviso 2 alla 20 per, e posso mettere 4 terzi pi greco i, e questo è 1 diviso 2 alla 20, quanto fa e alla 4 terzi pi greco i? Se voglio ritornare in forma cartesiana, cosa devo fare? Devo fare seno e coseno. Quindi coseno di 4 terzi pi greco più i seno di 4 pi greco terzi. Uguale 1 diviso 2 alla 20. Quanto fa il coseno di 4 pi greco terzi? Fa? Meno un mezzo. Pi greco terzi, non è sesti, quindi il coseno è meno un mezzo, il seno è meno radice di 3 su 2. Quindi meno radice di 3 su 2i. E quindi alla fine potete mettere tutto insieme e dire che questo diventa un 2 alla 21 sotto, di fa meno 1 diviso 2 alla 21, diviso 1 più radice di terzi, radice di 3 per i. Quindi, riassumiamo questo esercizio come funziona. Testo è dato in forma cartesiana. Il testo è in forma cartesiana. La risposta è in forma cartesiana. In mezzo, chi è che lavora? Il lavoro sporco lo fa la forma esponenziale. Se andate a vedere sugli esercizi trovate un intero esercizio su queste potenze. Sono esercizi di trigonometria, quindi difficilissimi.
ma perché è trigonometria, non perché sono numeri complessi. Vedrete che le vostre difficoltà saranno trigonometriche e non di numeri complessi.